Tania questa volta. Sì, pronto. Non l'hai messo giù di cattiveria. No. Ok. Allora. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ciao Renato. Ciao. Buongiorno a tutti. Ciao Valentino. Ciao, Valentino. Ciao Viviana. E ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie. E grazie per avermi rinvitato un'altra mattinata con voi. Ma per noi è un piacere averti qui ospite nuovamente. Ti abbiamo preso un po' per i capelli, mi sembra di aver capito. Grazie. Che ma... quando ci vediamo vedi l'altezza dei miei capelli quanto sono. No, vabbè, dai. A noi piace fare le cose più spontanee, più spontanee. Esatto. Esatto, infatti, come sempre. Come sempre, bene, perfetto. Allora, Renato, noi ti abbiamo soprattutto i nostri microfoni perché giustamente molto a breve, parliamo sì, di... Cioè, è domenica prossima. Esatto, parliamo di 2 giorni praticamente. Tu sarai ospite al Circolo, nel quale presenterai una conferenza che sarà focalizzata su... Sì, la musica delle piante, di cui ne abbiamo già parlato più volte, ormai da più anni che porti avanti questo progetto, ma anche di canto armonico. Sì, okay. Guarda, giustamente l'abbiamo fatto anche l'ultima volta che ci siamo incontrati, certo. Abbiamo parlato delle piante, abbiamo parlato di tutto quello che succede e questa volta facciamo un passetto in più. Abbiamo detto che il progetto iniziale della musica delle piante era quello di riuscire a metterci in comunicazione, a parlare in qualche modo con il mondo vegetale, sì. E per fare un passo in più abbiamo deciso di provarci a cantare assieme, provare a suonare assieme, ma questa volta attraverso tutti questi suoni che proporrò domenica. E sarà una specie di attivazione sensoriale da parte di chi è presente, mm-hmm. per arrivare a far suonare le persone e metterle a suonare assieme alle piante e vediamo cosa succede. Sarà una sperimentazione in diretta su quello che si può fare attraverso questi apparecchi. Perfetto. Che riescono a prelevare la musica dalle persone, insomma, e dalle piante. Ok, allora Renato, dai, noi sì. Diamo per scontato ovviamente che chi ci segue sa già cosa intendiamo per musica delle piante. Ma adesso la spieghiamo un po'. Esatto. Allora partiamo velocemente, ricapitoliamo, giusto per dare una linea guida al discorso che stiamo facendo. Esatto. Cos'è la musica delle piante, in due parole? Allora, in due parole, la musica delle piante è un esperimento che ormai ha quasi 45 anni, in cui si tenta di trovare il sistema per metterci in comunicazione con il mondo vegetale, come dicevo prima. E si sfruttano dei device, delle macchinette, che sono dei biofeedback, che prelevano il segnale elettrico delle piante, perché le piante vivono grazie all'elettricità e anche noi, lo stesso umani, abbiamo l'elettricità che ci pervade tutto il corpo. Io dico sempre, non so mai dove siano le batterie, però effettivamente attraverso il cibo, attraverso la respirazione, certo. Noi produciamo corrente elettrica. Questa corrente elettrica viene trasformata in un segnale che va dentro a un sintetizzatore, che il sintetizzatore è la macchina che produce i suoni. Quando un tastierista suona un sintetizzatore, che quindi riproduce il pianoforte, riproduce, certo. I violini, queste cose qua. E quindi queste, le variazioni della corrente elettrica della pianta fanno sì che il sintetizzatore suoni delle note a varie altezze e con ritmi diversi. Questa è la musica in teoria delle piante, anche in pratica, diciamo. Certo. Perfetto, ottimo. In poche parole ho cercato di condensare una cosa abbastanza, abbastanza grande, che è più facile da ascoltare che non da, spiegare. Assolutamente sì. Beh, questo lo vedranno. Esatto. Comunque ricordiamo, per chi volesse, c'è già una tua intervista sul nostro canale YouTube che abbiamo fatto, esatto. Qualche settimana fa, dove uno può andarsi a ripescare questi argomenti, per cui si costruisce un po' la linea guida di ciò che stiamo dicendo.
Ecco, quando parli di incrociare la musica delle piante con la musica dell'uomo, allora, tu inizialmente, io mi ricordo che era stato fatto un vero e proprio esperimento, cioè di una persona con la chitarra, con la tastiera, che cercava di stare dietro alla pianta. Sì, allora, quella è è quello che succede normalmente, ossia si suona con le piante, si fa un concerto con le piante. Uh-huh. Ossia, cosa vuol dire? Vuol dire che la pianta suona e il musicista cerca di mettersi in linea, in sintonia con la pianta e creare una seconda linea melodica assieme alla pianta. È una cosa abbastanza, come io pensavo all'inizio, abbastanza facile, invece implica il fatto che tu devi in qualche maniera riuscire a staccarti da quelle che sono le logiche della composizione classica e affidarti invece all'intuito, alla tua anima, che ti permette di sentire cosa la pianta sta facendo e di seguirla. Perché solo in quel momento lì, quando tu ci provi, ti rendi conto che stai lavorando, stai suonando con un essere che ha un'altra logica, non è una logica umana, è una logica vegetale. E suonandoci se ne accorge subito. Nel momento in cui tu cerchi di seguire una tua linea mentale, quella classica che hai studiato a scuola, sì, la pianta se ne va da un'altra parte, certo, perché segue un'altra sua linea. Quindi tu in quel momento lì devi smettere di pensare, cercare di creare un po' il vuoto dentro di te per ascoltare la parte energetica della pianta e seguirla. Mm. Ok. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, è sì, abbastanza. Sì, sì. Cioè entri in una specie di meditazione con la pianta. Mm-hmm. In quella maniera lì riesci ad avvicinarti, ad affiancarla e a creare un qualcosa che è bello da ascoltare. Certo, assolutamente. Allora, ti interrompo un secondo perché sì, voglio dire ai radioascoltatori, le domande che arrivano risponderemo tra poco, non subito. Rispondo solo a uno, giusto perché sì, è una che ci richiesta. Chiede di ripetere dove si può assistere all'evento. Esatto. Allora ricordiamo il Circo Leghina in Vicolo Gramsci 6, Monte Grotto Terme, domenica, quindi dopodomani, alle ore 15:30, no, sì, alle ore 15:30, sì, scusate, ma con la scusa appunto che facciamo sempre una variazione di orari. A volte ci confondiamo sì, pure noi. Vabbè, no, dai. È proprio alle 15:30. Ok, perfetto. Allora, canto armonico. Allora, il canto armonico è un'altra cosa. Sì, anche questo viene inserito nella conferenza e come viene contestualizzato con la musica delle piante? Allora, il canto armonico è una tecnica di canto. Allora, viene definito il canto, anche il canto per gli stonati, cioè non per fare il canto armonico non bisogna sapere né musica né niente. E si può essere stonati, intonati, sì, e anzi, ha più difficoltà chi ha già capacità canore importanti. Mm. E allora cosa succede? Succede che la voce umana, sì, ha la capacità di sdoppiarsi, di triplicarsi e di emettere suoni, due o tre suoni in contemporanea, ognuno indipendente l'uno dall'altro. Mm. È una tecnica antichissima, perché tutte le culture, quando volevano fare, come si può dire, cioè cercare una connessione con il divino, con la parte spirituale sia interiore che esteriore, sì, e quindi cercare quel tipo di via dentro di sé, utilizzavano il canto armonico. Perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che questo tipo di suono che esce dalla nostra voce, dalla voce umana, è un suono puro, perché esce solamente quando ci sono le condizioni, adesso questa è la formula classica, sì, le sì, condizioni sì, sì, ideali di volume, sì, della nostra bocca, perché ci sia una risonanza perfetta e quindi esce il suono armonico. E quindi il suono armonico è un suono puro, matematicamente puro, ed esce solo ed esclusivamente dalle vocali. Se voi pensate agli indiani d'America, agli indiani dell'India, ai popoli mongoli,
tibetani, sì, utilizzano dei suoni molto particolari, ma soprattutto cantano le vocali. Sì, 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 perché sì, sì, solamente dentro le vocali si possono prolungare e cantare i suoni armonici. È difficile cantare una C o una D, mentre una A, una O, una I, quindi le vocali sono cantabili, certo, si può cantare una M, una N, ma come dicevo prima, una C, una D è ben difficile tenerla a lunga nel tempo. Sì, 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 è impossibile, quindi, perché vai comunque a sfociare sulla vocale in qualche modo. Esatto, esatto. Quindi cantando le vocali e con una piccola tecnica di posizionamento della lingua e delle guance, iniziano ad uscire questi suoni particolari. Mm. Abbiamo fatto confusione? Sì. No. Dimmi, fammi delle domande così, sì, magari sì, sì, certo, sarà più semplice. Scusa Renato, non è che potresti farci un esempio dal vivo così? Guarda, io ci provo, non so se per telefono. La cosa funziona. Vediamo. Ok, dai, proviamo. Siamo riusciti a sentire qualcosa? Sì, qualcosina con dei fischi in mezzo, perché alzavi perché la tonalità. Gli armonici sono proprio le vibrazioni della voce. Sì. Però ci hai già insomma dato un bel esempio, molto significativo. Sì, dicevo, quello che esce dalle sì, vocali sono dei fischi, okay, sono delle sonorità pure. Molto alte. A quel punto sì, lì, esatto, vanno molto alte. Possono andare come i suoni, quelli tibetani, mm-hmm, si va molto in profondità. Mentre con gli altri, cioè quando si trasformano, vanno altissimi fino ad arrivare agli ultrasuoni. Addirittura. Sì, è come sentire il canto dei delfini, delle balene, per fare un'idea. Certo, certo. E ci sono questi fischi che escono e si possono accoppiare alla voce, quella di base, perché in pratica la vocale resta come fosse un tappeto sotto, mm-hmm, e da questo tappeto si innalzano un po' alla volta questi fischi che tu puoi modulare solamente attraverso l'intenzione soprattutto, ma muovendo leggermente le labbra e la lingua. Certo. Quindi è una tecnica che si impara, si fa anche abbastanza veloce nell'impararla, però poi diventa una tecnica personale che può diventare una meditazione personale. Ok, per cui mi dici che non serve grande, per così dire, allenamento, chiunque può farlo. Sì. Ok. E sì. Quando la si esercita, in qualche modo, si ha una preparazione di quello che si deve fare o semplicemente si ripetono le vocali, si fa al momento? No, allora, ci può essere una preparazione. Mm. C'è la preparazione perché devi sempre un po' scaldare la voce. Difatti di mattina presto vengono fuori gli armonici, quelli bassi, quelli vengono fuori benissimo perché le corde vocali sono rilassate. Mm. Okay. Ma di partenza le corde vocali non sono, sono solamente il motore che creano un rumore di base. Io canto così, sì, e a quel punto lì, modificando, quindi ecco la preparazione dov'è, modificando la posizione mia della lingua, riesco a far produrre l'armonico. In pratica è una voce leggermente nasale, mm-hmm, e quindi attraverso l'aria che esce dal naso e che esce dalla bocca, e lì è divertente perché sono tanti piccoli esercizi per arrivare a fare questo, in cui quando facciamo i corsi ci divertiamo, perché l'importante in queste cose qui è veramente divertirsi, è giocare con quello che stiamo facendo, altrimenti diventa una cosa certo, pesante. Certo. E allora quelle cose lì a noi non piacciono, ci piace essere abbastanza semplici, diretti e leggeri. Perché capisci, se io faccio
senti una specie di U è, non si muove, ma se io muovo le labbra, senti cosa succede? Senti una specie di scala di flauto che si muove. Se, esatto, proprio un flauto sembrava. Gli dai la modulazione. È vero. Questi sono gli armonici che escono dalla vocale. Tutte le vocali hanno i loro armonici, perché posso partire dalla U. Se io metto in successione U, O, A, E, I, è come se partissi dalla vocale U, che è quella più bassa, terra terra. La O si alza un po', la A ancora di più, la E, e la I è quella più alta di tutte. Può essere messa anche in relazione a quello che si fa in armonizzazione con l'armonizzazione dei chakra. Ogni chakra ha la sua vocale e si può cantare la vocale normale o la si può cantare nella tecnica come vi ho appena fatto sentire, quella degli armonici, quindi con un suono ancora più puro della vocale stessa. Ok, il canto armonico a livello appunto di vocalizzi in questo modo è anche accompagnato a volte da strumenti o soltanto strumento bocca? Allora, ci sono strumenti che potenziano la capacità di produrre armonici. Allora, si può parlare degli strumenti quelli orientali, come la tampura. La tampura è, per farvi un'idea, come un sitar. L'avete visto qualche volta nei film, quella specie di zucca con un manico e con tantissime corde, che è il classico suono indiano dell'India. Ok, sì. Allora, la tampura invece invece di avere tantissime corde come quelle del sitar, che ne ha veramente un'infinità, ne ha solamente quattro o cinque. Scusate. E queste qua mi creano la base su cui cantare. Hanno proprio il classico suono, io lo chiamo il classico suono indiano, quello che senti in tutte le musiche indiane. Perché? Perché senza la tampura non esisterebbe la musica indiana, ossia è la base su cui poggiano tutti gli altri strumenti. Qualsiasi concerto di musica indiana voi vedrete e ascolterete una tampura che suona. Queste quattro corde tan, 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 che danno un ritmo e una base sonora su cui sopra sale tutto quanto il resto. Le tabla, che sono quelle specie di tamburi bonghetti che suonano, che sono difficilissimi da suonare, si appoggia il sitar con tutte che fa la melodia, si appoggiano i flauti, le voci e tutto quanto. Quindi la tampura aiuta l'esaltazione degli armonici. Poi ci sono strumenti antichi come il monocorda, che il monocorda lo costruisce un mio amico di Vicenza, pensate, il monocorda iniziale l'aveva costruito Pitagora con una corda sola. Adesso le viene costruito con 21 corde, da 21 corde in su. Non è più un monocorda, per cui... Sì, però diventa, il nome rimane, ma diventa mono intonazione, ossia che tutte queste 21 corde qui sono tutte accordate uguali. Perché viene fuori una somma fisica dei vari suoni che produce di per sé le altre note che non sono dentro al suono della corda, ma sono date proprio dall'unione di vari suoni. E quindi ogni monocorda ha la sua voce, quindi ha una serie di armonici che si sentono, e questo ti aiuta anche ad affinare l'udito, a percepire i suoni, quelli fini, che normalmente noi non sentiamo, perché sentiamo il suono nella sua globalità, nella sua completezza. Ma se impari ad ascoltare, riesci piano piano a sentire anche la composizione di quel suono. Ed è veramente interessante entrare dentro. In pratica diventa una meditazione sul suono. Ed è interessante da iniziare a comprendere, da capire. Beh, indubbiamente. Quindi domenica io vi porterò anche
delle immagini e delle, sì, proprio per farvi capire cos'è cosa sono gli armonici. Vi porterò gli strumenti per sentirli e sentire che effetto hanno. Okay. Perché sono importanti proprio per riuscire ad attivare la nostra percezione. Assolutamente. Per cui, bene, comunque a livello di strumentistica parliamo sempre di strumenti abbastanza ricercati, no? Non i classici che siamo abituati ad ascoltare nella musica contemporanea. Sì, esatto, esatto. Cioè sono ricercati anche se in tutti gli altri strumenti, sì, questi sono caratterizzati da una loro serie di armonici interni. Ok. Ma per l'accompagnamento, ecco, possiamo accompagnare con una base di violini, mm-hmm, che mi creano un tappeto. Addirittura potrei, so che tutti quanti si metteranno a ridere, mm, accompagnare il canto degli armonici con l'aspirapolvere o con il motore di un trattore. Ah. Perché? Perché è un rumore continuo. Pensate all'aspirapolvere, lui, sì, continua, cioè continua un rumore unico e costante, non ha l'acceleratore, sì, quindi è sempre allo stesso livello. Esatto. Questo rumore qui, se io lo andassi ad analizzare, ha una quantità di armonici impressionante dentro. E il nostro cervello a un certo punto non riesce più a capire che cavolo sta sentendo. E allora lui si inventa un suono, perché, e questi si chiamano gli spettri uditivi, i fantasmi del sonori. Sì, 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 e sì. Lui coglie alcuni armonici che riesce che sono preponderanti dentro a questo rumore, li mette assieme e crea un suono. E allora in quel momento lì tu senti cantare un coro, tu senti la radio, che è una musica della radio, che non c'è la radio accesa, mm-hmm, ma che sono frutto dell'unione di tutti questi armonici. Ecco, su questo suono qui, carico all'infinito di armonici, tu potresti iniziare a cantare. Mm. Io vi consiglio ogni tanto, quando avete l'aspirapolvere in mano, sì, di provare a sentire questo suono di base, che è come se fosse un tappeto su cui saltare, e invece è un tappeto su cui iniziare a provare a cantare qualsiasi cosa. Certo, certo. Cioè, interessante come visione. Normalmente l'aspirapolvere la si prende come qualcosa che disturba. No, però effettivamente, no, se ci si fa caso, no, intonando un vocalizzo in qualche modo, a un certo, esatto, punto c'è un incrocio di fischi, ecco, sì, detto in maniera volgare. Sì, c'è l'incrocio di fischi. Magari farà ridere le prime volte quando ci si diletta. Sì, ma di fatti tutti dicono, no, che cavolo stai facendo? Sì, appunto. Sto cantando con l'aspirapolvere, bene, ok. Dai, facciamo allora, le prove di canto, l'aspirapolvere, accendiamo. Fai finta di fare le pulizie. Esatto. Almeno la vita è più bella, cioè tutti iniziano a cantare e ci diamo una mossa verso la positività. Esatto. Che canta. Sai, una volta sentivi persone cantare e fischiare per strada, adesso non le senti più, prese da tutti i problemi che abbiamo. E quindi magari è il sistema migliore per riuscire ad innescare un nuovo movimento di felicità. Assolutamente. E di positività. Ci proviamo, no? Ok. Sì. Per cui tu normalmente cosa fai? Conferenze? Fai anche corsi di canto armonico? Sì, i corsi vengono fatti proprio per le persone che sono interessate al canto armonico. Certo. E quindi si fanno. Li faccio, li tengo un po' in tutta Italia e anche in giro per l'Europa, dove mi conoscono e ogni tanto mi chiamano. Sei internazionale ormai, insomma. Sì. No, ma questa è la parte divertente. Che certo, si conoscono persone, si conoscono usanze e poi ogni posto che vai trovi che la cultura del canto armonico esiste, mm-hmm, magari sotto altra forma. Noi per esempio in Italia ce l'abbiamo in Sardegna con i tenores, e il canto sardo è una, sì, forma di canto armonico, perché utilizza proprio una tecnica specifica della posizione delle corde vocali e, sì, della voce, che poi può essere trasformato nel canto gregoriano.
Ecco. Ah, sì. Anche il canto gregoriano è molto simile. Tu pensa che un po' di anni fa avevamo un coro di cantanti armonici a Vicenza, mm-hmm. e quindi eravamo in 5-6, a volte uno di più di meno, cioè, per via degli strumenti che portavamo, e si cantava solamente armonici, quindi riuscire a creare accordi con gli armonici, creare delle sonorità particolari che e quindi con queste riuscivamo a tenere concerti, e erano concerti in meditazione, perché quando tu ascolti gli armonici entri in uno stato meditativo, sì. Perché questo è il principio della suonoterapia, è il fatto di entrare in risonanza con un suono. Mm-hmm. Se tu entri, allora perché funziona questo tipo di approccio? Perché se io suono uno strumento con una frequenza, sì. dentro di me alcuni organi, qualche parte di me inizia a vibrare con la stessa frequenza, perché ha quella frequenza. Mm-hmm. A quel punto lì, se io suono il monocorda o canto gli armonici, da qualche parte dentro di me o dentro le persone che mi ascoltano inizia a entrare in risonanza un qualcosa che la maggior parte delle volte, anzi quasi sempre, è una parte che è benefica, mm-hmm. che crea uno stato di rilassamento, che crea uno stato di benessere. Certo. Questo è il principio su cui si fonda tutta quanta il lavoro fatto con le frequenze. Ci sono tantissime frequenze, sì. che funzionano e che hanno un impatto benefico sui nostri organi, sulle nostre persone. E ognuna di queste funziona perché, appunto per quello, entra in risonanza con parti nostre più profonde. Okay. Ok. Per cui questo forse è il contesto nel quale prima parlavi, che un po' si associano anche ai chakra. Sì, difatti per ogni chakra, sì. c'è una sua frequenza e una sua nota. E normalmente si associano le note do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esatto. E se vai nei paesi orientali avranno altri nomi. Mm-hmm. Dopodiché, e questo vale per la tecnica, quella quando siamo in tante persone, quando invece le canti da solo, tu, sì. dovresti riuscire ad individuare, attraverso, ci sono dei maestri, c'è uno veramente grande a Padova, mm-hmm. che ti fa trovare la tua nota personale, perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha delle caratteristiche diverse e ha proprio una sua nota di base personale, dall'altezza con cui parli, con cui, sì. canti, e quindi quella è la tua nota iniziale, che non sarà il do del pianoforte, lo chiameremo sempre do, ma sarà un po' più alto, un po' più basso, perché sarà regolato sul tuo fisico, sulla tua persona, sulla tua parte fisica e energetica. Capisci? Ecco, allora quello è solamente a livello individuale. Sì. Per un lavoro invece che si fa normalmente, con tante persone, perché l'armonizzazione la si fa in gruppo, sì. Allora lì si utilizza una base normale di suono. Magari se lavoriamo, adesso si sente parlare tanto di 432 Hz, sì, con l'intonazione di 432, esatto. Allora partiremo con un do intonato secondo questo tipo di frequenza. Capisci? Quindi si riesce ad entrare in risonanza con quella che è la Terra e con chi ci abita sopra, perché in qualche maniera noi che abitiamo sopra la Terra abbiamo preso le frequenze del luogo, sì. In cui siamo nati, insomma. Giustamente, noi siamo un'espansione in qualche modo del terreno. Esatto. Certo. Siamo un'espansione del pianeta. Esatto. E nella medicina olistica, sì. questo viene preso in considerazione, deve essere preso in considerazione. Quindi noi non siamo dei corpi a sé stanti, ma facciamo parte di un grande insieme. Certo, certo.
E vedevo sulla descrizione dell'evento, proprio sotto la voce canto armonico, che dice che è una tecnica, okay, potente per sviluppare la connessione voce-udito e migliorare il potere di ascoltare verso ciò che ci circonda. Sì, è quello che dicevamo prima con l'aspirapolvere. Okay. Se tu non porti l'attenzione, sì, non riesci a sentire quello che c'è dentro il suono dell'aspirapolvere. E quindi con l'aiuto del monocorda, per esempio, o se no, anche solamente iniziando a fare, se uno viene a uno dei miei corsi di canto armonico, all'inizio non sentirà assolutamente niente, sentirà delle persone che ululano. Ululano. Sì, no, perché, sì, perché alla fine senti cioè sì, questi sì, suoni sì, sì, che non portano a nulla. Certo. Però il fatto di essere di fronte ad altre persone che cantano, sì, tu piano piano entri nell'ascolto più sottile, più fine. E questo qua ti porta a iniziare a percepire i suoni. Altri, sì, suoni, in pratica i suoni che compongono il suono stesso. Mm. Dopodiché tu sarai l'ultimo a sentire i tuoi suoni, i tuoi armonici. Intanto senti quelli delle persone che hai dinanzi. Sì. Dopodiché imparerai a sentire i tuoi. Ah, per cui... Ecco, e perché? Perché hai iniziato ad affinare l'orecchio. Ok, per cui sì, non c'è così automatico sentire, sì, no, noi stessi. No, non è automatico. Avviene secondo vari momenti. All'inizio sentirai solamente le vocali e poi piano piano io ti do una mano perché te li faccio sentire già subito, sì, e piano piano tutti quanti iniziano ad individuare i suoni di chi sta cantando. In quel momento lì il tuo cervello ne prende coscienza e dice: cavoli, esiste anche questo suono, un suono che non avevo mai sentito. Quel flauto che avete sentito prima l'avete identificato come flauto, sì, ma in realtà è un suono. È un suono che può non avere nome, se tu lo ascolti normalmente in giro non ha un nome, ma tu lo associ. Ecco, in quel momento lì tu hai catalogato un altro tipo di suono nel tuo database cerebrale. Certo. E da lì in poi questo non se ne va più. Ogni volta che tu ascolti quel tipo di suono, lo vai a identificare con quello che abbiamo detto adesso. Quello è un armonico. Perfetto. Okay. Una domanda così che mi sovviene, sì, non vorrei fosse fuorviante, però insomma mi sembra abbastanza nel contesto. E che questo aumenta la capacità di ascoltarti, di ascoltare te stesso, gli suoni che emetti. Ha anche, sì, un'armonizzazione a livello emozionale. Nel senso, sì, riuscire ad ascoltare di più noi stessi dal punto di vista emozionale. Allora, guarda, chi pratica il canto armonico inizia ad avere un'apertura. Sì. Allora, nel gergo, quando si parla di apertura, si parla a 360 gradi, non solo nel sentire, ma nel, certo, ce l'hai nel vedere. Sì. In tutti i tuoi sensi. Ok. Uno degli esercizi di base che si fanno quando si inizia a cantare, sì, uno dice: che cavolo c'entra? No, è proprio quello di utilizzare tutti i sensi e di aumentarli. Ci sono degli esercizi apposta che servono proprio per aumentare la tua capacità, perfetto, di percepire. Sì, The Who che stavamo commentando intanto in diretta Facebook, seguendo la canzone che abbiamo appena ascoltato, come c'è stata richiesta da Andrea, che dice che visto l'argomento, vista la tecnica sonora, prossimo brano sarà questo, sì, e giustamente noi l'abbiamo messo. Esatto. Esatto. Ecco qua, Renato. Sì, e siamo ritornati. Questa è una delle variazioni moderne di quello che stavamo dicendo prima del canto armonico. Questo è un canto armonico tuvano, della regione di Tuva. Sì. E adesso ci sono molti gruppi che sfruttano proprio del luogo, sfruttano l'elettronica e quindi la modernità con gli strumenti, quelli classici, antichi, e utilizzano proprio queste sonorità di voce. Infatti. Vedi. No, nelle sonorità, infatti. Ok, abbiamo visto che effettivamente hanno strumenti a due corde, vabbè. Esatto. Hanno l'igil, che è una specie di violino
che ha una testa di cavallo sopra, sì, o le, ed è rotondo o quadrato sotto, e lo suonano. Quello lì è proprio lo strumento classico, il tuvano, per accompagnare il canto delle, degli armonici, della loro tecnica di armonici. Mm. Allora, vedi che avevo detto prima in diretta che ho visto che ci stavi, che ci stavi seguendo, che tu lo sapevi cosa stavano suonando. Sì, sì, sì. Perché è una variante della cultura. C'è un gruppo che gira spesso, è uno di quelli più bravi, è venuto anche diverse volte a Padova, che si chiamano Cuhurtu, sì, e questi portano la musica, quella tradizionale, appunto con questo tipo di strumenti, ed è veramente impressionante sentirli cantare, perché mm-hmm, quello che è bello è che adesso il canto armonico tuvano, ogni famiglia ha il suo sistema di cantare. Certo. E riescono ad ottenere delle sonorità che sono impensabili per una voce umana. Mm-hmm. Infatti è molto difficile imparare quella tecnica lì. mentre quella che insegno io è possiamo considerarle il canto l'armonico, quello europeo, quello tradizionale. Mentre questo qui, sì, è una delle particolarità che hanno proprio quella voce bassissima, quella, sì, quella voce quasi gutturale. Sì, 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 infatti. Quella la si può imparare. E l'altro, quello che porta ai fischi altissimi, che sì, è difficile. Perché riesce addirittura a tirar via, come dicevo prima, quella nota di base su cui ci si appoggia. Mm-hmm. Ecco, riescono a tirar via quella e lasciare solo ed esclusivamente il fischio alto. È veramente una tecnica interessante. Anche perché loro, hai sentito che il ritmo che hanno? Sì, sì. Ecco, è come se loro lo cantano andando a cavallo. Tu pensa che quel ritmo lì è, sì, è il galoppo dei cavalli. Infatti richiamava molto questo rock. La steppa infinita che hanno loro, e quando si spostano utilizzano le moto, ma le utilizzano ancora i cavalli proprio per spostarsi in giro. Certo. Allora, queste tipologie canto armonico, comunque le derivazioni varie che ci sono, hanno un che di orientale o mi sbaglio? Cioè, arrivano da lì, sono molto più votati alla meditazione, a questo tipo di pratiche, o è anche qualcosa di nostro? E magari mi sbaglio io. No, allora, come dicevamo prima, il canto armonico è a livello mondiale. Cioè, in tutte le culture lo puoi trovare in Africa, lo trovi nei Pigmei, lo trovi negli indiani d'America. Mm-hmm. Scusa, lo trovi, e come in Italia lo trovi appunto in Sardegna con i tenores, o la variazione moderna, chiamiamola, che si è sviluppata fino ai giorni nostri, che è il canto, quello del gregoriano, che perde, sì, la parte armonica ma mantiene la sonorità che si viene a creare cantando gli armonici. Mm, ok, per cui è, diciamo, un po' un'evoluzione della cosa. Sì, sì, come tutte le cose non stanno ferme, sono sempre in evoluzione, una cosa ferma è una cosa morta, sì, invece sì, se c'è evoluzione è viva, e a quel punto lì anche il canto armonico ha delle sue evoluzioni, naturalmente, sì, sai, ci sono, sì, i puristi che dicono no, deve essere fatto solo così, ma è bello anche andare a fare delle sperimentazioni come quelle che stiamo facendo noi, attraverso cantando assieme con le piante, cantando, certo, assieme con altri strumenti che non sono quelli tradizionali. Insomma. Certo, assolutamente. Allora, Renato, io prima di affrontare un altro piccolo argomento che volevamo un po' introdurci anche sul canto, cioè sul canto, sulla musica dell'essere umano, sì, non come concepita in maniera classica, mm-hmm, e ne approfitterei per spolverare un po' di messaggi. Esatto, perché da quando abbiamo iniziato che, okay, ci arrivano, quindi allora, diamo un po' di spazio. Li leggiamo un po' tutti, sì, anche quelli dove non ci sono domande. Vabbè, cominciava allora, Francisco, amico giardiniere. Esatto. Che però qua in riferimento alla canzone d'apertura, quella un po' più roccheggiante che avevo messo io, dice anche Beethoven non sarebbe male. dire che... Quindi vuol dire che non ha apprezzato, ecco. Vabbè, insomma. No. Allora, non è per tutti. Allora, buongiorno a voi.
Aspire e radioascoltatori. Una domanda, vediamo se riesco a leggerla nel modo giusto. In internet c'è un video dove hanno messo una macchinetta che fa suonare le piante. Ok, magari qualcosa di simile ai dispositivi che utilizzi tu. A due bonsai distanti un metro tra loro. Dopo qualche minuto hanno iniziato a potare uno dei due. Quelli potati emettevano un suono molto cupo tipo di dolore. L'altro, quello vicino, un suono acuto tipo paura. È una cosa reale o sono suoni sovrapposti, secondo lei? E come fa l'altro bonsai a vedere che stanno potando il primo? Grazie, Tommy. E qui si entra nel discorso vero e proprio della musica delle piante. Mm. E, la musica delle piante, come ho detto all'inizio, nasce per tentare di avere una comunicazione con il mondo vegetale. Sì. Ma in questa fase ci si è anche resi conto che dei tempi di reazione delle piante e delle piante come si relazionano con l'ambiente. E qui ci fa scuola il professor Mancuso dell'Università di Firenze, che ha il reparto di neurobotanica. Mm-hmm. E lui è uno dei maggiori esperti in questo campo, soprattutto nella logica che hanno le piante nel rapportarsi con l'ambiente esterno. Quello che l'ascoltatore ha scritto, la domanda che ha scritto è giusta. Ci sono dei device, delle macchinette che, è come quella che uso io, ce ne sono, dovrebbero essercene tre in commercio, di tre tipologie. Sì, sì, queste qua prelevano il segnale della pianta, ma ti danno anche il riferimento a quello che succede alla pianta e a quello che succede attorno alla pianta. La pianta dobbiamo considerarla un organo di senso totale. Cioè, non ha occhi, non ha orecchie, non ha bocca, ma è tutta un organo di senso. Cioè, non i sensi come li intendiamo noi. Sì. Che noi abbiamo cinque sensi e non riusciamo neanche ad utilizzarli tutti quanti in contemporanea. Certo. Perché abbiamo o uno o l'altro. Ma le piante, minimo, ne hanno 17 in contemporanea, nello stesso momento che funzionano. Oh. E si espandono, e questo è una cosa che noi abbiamo in comune con loro, quella che noi chiamiamo aura attorno a noi, possiamo portarla anche cambiandogli di nome a campo elettromagnetico, non è la stessa cosa, però è molto simile, che si espande per molti metri attorno a noi, lo stesso ce l'hanno le piante. Ecco che allora questa intercomunicazione, questa comunicazione che avviene fra pianta e pianta, può avvenire attraverso l'aura, a questo campo elettromagnetico che viene sviluppato da una pianta all'altra, sia che siano in vaso sia che siano alberi, viene soprattutto in quelli piantati per terra, quindi agli alberi, viene attraverso le radici, aiutati da dei funghi, avviene attraverso le foglie, scambiando le sostanze che vengono emesse dalle piante. Quindi se tu vai a potare una pianta, se vai a potare una pianta, tu hai un'emissione di un segnale che le altre piante recepiscono. E in questa maniera le altre sanno già quello che sta succedendo. Ecco che allora una in qualche modo dimostrava il dolore, l'altra la paura di subire lo stesso trattamento. Perché percepiva il segnale. E percepiva il segnale. E cos'è che c'è di particolare? È che quando tu fai un'azione su una pianta, questa, prima che ti dia la reazione, ci mette circa un 20 minuti. È il tempo di reazione di una pianta. Qualsiasi azione tu faccia sulla pianta, la carezzi, gli fai dell'energia, del prana, del reiki, gli fai qualsiasi cosa, tagli le foglie. Sì. La reazione sua che noi sentiamo attraverso la strumentazione, attraverso la musica o altri strumenti, arriva dopo 20 minuti. Mentre la comunicazione fra pianta e pianta è istantanea. C'è questa diversità, si sono resi conto che la comunicazione è immediata, a livello di fibre ottiche, quindi non c'è neanche quasi il tempo di percepirla. La reazione che tu vedi fuori, invece, è lentissima. Ok, però c'è.
Sì, 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 giustamente. Tra di loro hanno una velocità istantanea per comunicare poi con il mondo, è un'altra, un'altra, sì, velocità. È un'altra velocità. Sì. Allora, abbiamo che si Si ricollegava anche all'altro messaggio sul discorso, appunto. È un commento più che altro. Di, sì, come di potare le piante, anche proprio di, purtroppo, una cosa che assistiamo sempre più frequentemente, quella di sradicare proprio gli alberi. E Lorena dice: ciao a tutti, quando vedo gli alberi potati completamente dei loro rami, penso che se potessimo sentire il loro canto sarebbe un canto di dolore. Peccato che siamo sordi a questo dolore. Lorena di Treviso. Sì, questo è vero. Ci sono tecniche di potatura idonee, aggressive, e altre che sono proprio, sì, chiamiamole proprio distruttive. Sì, distruttive. E lì purtroppo, anche se vai a dirgli ma devi tagliare in un'altra maniera, dicono: guarda, fatti gli affari tuoi, che noi abbiamo degli ordini da fare, da portare avanti. Giustamente. C'è anche un budget da rispettare, non è che possono essere tutti professionisti. Sì, è vero, purtroppo. Vabbè, purtroppo. Sarebbe un discorso ampio. Allora, ciao, ho lo stereo a palla. Dicono che con la primavera e la luna piena c'è il risveglio dei matti. Ciao Diego, col sorrisino, in riferimento alla canzone di prima. Stiamo mettendo di tutto e di più oggi. Ci cataloghiamo un po' con i matti, perché essere normali c'è tristezza. Infatti. Esatto, bravo. Allora, abbiamo Chris che sta seguendo da pochi minuti. Assolutamente, ditemi il nome del gruppo e la canzone di poco fa e di altri, è bellissimo. Ci sono anche gruppi di Padova, eventualmente come li trovo? No, di Padova non ci sono gruppi che suonano questa musica. Esatto. Sono prevalentemente tuvani. Mm-hmm. Tuva, come dicevo prima, Tuva è una regione della Mongolia, vicino alla Cina, parlano russo, però loro portano avanti questo tipo di sonorità. E i ragazzi di adesso invece mischiano la tradizione con la parte rock o pop che noi ascoltiamo normalmente, insomma. Certo. Ed è una bella commistione, ed è bello sentirli. A me diverte, ogni tanto me li metto su. Assolutamente. E questi, comunque, ricordiamo, sono i The Who, come abbiamo appena detto, H-U. H-U. Esatto. H-U. Sono un po' lontani da Padova. Un po'. Però, giustamente, nelle zone di qua, nel nostro Veneto, abbiamo Renato che porta avanti un suo esperimento musicale. E che, ripeto, potete venire a sentire domenica dopodomani alle ore 15:30 Circo Leghina, vicolo Gramsci 6, Monte Grotto Terme. Massimiliano da Bassano, sì, immagino. Scusa, dicevi? Vai Tiziano da Bassano, sì, poi te lo dico dopo. Perfetto, vai. Buon dì a tutti, io adoro far vibrare le vocali dentro la bocca, vibra la gola, le orecchie, ho difficoltà a far durare il tutto, quindi forse magari... Sì. Non riesci a tenere, diciamo, il respiro a lungo, gli manca. Penso che ci voglia anche comunque molto allenamento. Sì, il respiro avviene, cioè la capacità di prolungare le note avviene, sì, piano piano nel tempo attraverso la pratica. All'inizio si ha un respiro molto corto, dopodiché inizi ad averlo sempre un po' più lungo, finché riesci ad ottenere delle note abbastanza lunghe. Sì, ma lo fai cantando. Ma è allenamento di diaframma più che altro, di respirazione? Il diaframma si modifica da solo piano piano, ed è soprattutto un lavoro di consapevolezza. Mm. Tu sai che butti fuori l'aria piano piano piano. Uno degli esercizi che facciamo è di cantare con una candela davanti e far sì che tu, cantando, la fiamma resti dritta e non esca aria. Ah. Ossia esce solamente l'aria necessaria a mantenere il suono che tu stai producendo, ma non ne butti fuori di più. Esatto. Ma è non sufficiente a spegnere la candela in qualche modo? Esatto, o a spostare la fiamma. Certo. Ok.
Allora Fabri dice intanto che ha provato a cantare per sentire il suono armonico e dice sono riuscito a sentire i suoni come il vostro ospite. Per cui stamattina abbiamo gente in giro per il Veneto che ascoltando la radio si mette a canticchiare, a vocalizzare. Magari qualcuno avrà fatto la prova con l'aspirapolvere. Sì, esatto. Casa. Fateci sapere se avete già provato con l'aspirapolvere. E sempre Fabri chiede, potete chiedere al vostro ospite se ha mai provato a sentire il suono di una pianta carnivora? Interessante. Interessante. Allora, quella carnivora no, ma se qualcuno ce n'è una a casa e domenica la porta, la proviamo a far suonare. Sarebbe fantastico. Sperimentiamo la pianta carnivora. Sarebbe veramente un bel esperimento. Beh, magari. Scusa, fino adesso tu hai sperimentato questa tecnica, hai parlato di alberi, ci hai fatto l'esempio dell'edera che dicevi che è più accostata a strumenti percussivi, diciamo, di percussione, esatto. Sì, sì, batterie, e cose. Ciclamini, che le piante più tradizionali hai provato? Sì, ho provato sia quelle tradizionali che mano a mano, durante le serate, le persone mi portano piante di tutti i generi e quindi andiamo a sentirle. È bello sentire che ogni pianta ha il suo suono, la sua melodia, come ogni essere umano ha la sua voce. Certo, assolutamente. Allora, Mario Cappellotto intanto dice un abbraccio speciale a Renato e un enorme per voi Viviana e Valentino. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie Mario. Mancava solo l'abbraccio solare, mi ricordava Sandro 05. Esatto. Allora, chiedete a Renato come fa a curarsi suo amico andando nel bosco. Ci si può curare andando nel bosco? Sì. Allora, è una cosa che noi italiani facciamo, ma non ce ne rendiamo conto. Noi abbiamo dei bei boschi e tante persone amano la montagna e vanno a camminare nei boschi. Sì. Quando vai nel bosco, tu entri in relazione diretta con il mondo delle piante. Quel campo elettromagnetico che vi dicevo prima, pensate in un bosco quanto è potente. Cioè l'unione di alberi che si mettono lì a creare un unico contenitore energetico. Tu ci passi in mezzo col tuo campetto piccolo, umano, e loro interagiscono con te. Noi siamo veramente in connessione con il mondo vegetale, tanto che adesso i giapponesi hanno portato avanti lo Shirin Yuko, che è la camminata nei boschi, e sono i medici che lo ordinano e lo prescrivono. Perché? Perché quando tu, e chi va nei boschi lo sa benissimo, tu entri con dei pensieri in testa, sì, ma quando hai finito la tua camminata esci che quei pensieri lì sono cambiati, o si sono trasformati, o sono spariti addirittura. E cosa vuol dire? Vuol dire che non è che tu hai elaborato tanto e hai sistemato le tue cose, ma la tua camminata nel bosco fa sì che tu entri in relazione con le piante e le piante aiutano a rivalutare il pensiero che tu stavi facendo, ridargli una nuova valenza. Ecco che allora, se doveva essere un pensiero disperato, riesci ad avere una mente più neutra nel elaborarlo, nel sentirlo, nel portarlo avanti. Ecco, allora io adesso sto iniziando a creare dei gruppi che ci si incontra e si va a fare queste camminate consapevoli dentro al bosco, dove si va a, come dicevo, proprio con consapevolezza a contattare le piante. Si va a camminare, sì, però poi ci si ferma e si va a contattare l'essere vegetale. C'è una tecnica particolare per avvicinarsi alle piante e lì scambiare e portare a casa l'energia che le piante ci donano. Ah, interessante. Beh, diciamo già di base una passeggiata in mezzo alla natura è rilassante. Cioè, poi che abbia degli effetti ben mirati. Perché parlavi di medici che lo prescrivono, ovviamente non qui da noi. Vabbè, no, giapponesi. È iniziato con il Giappone, adesso sta iniziando la Germania piano piano si sta diffondendo. Ma è una pratica normale per noi andare a passeggiare nel bosco.
è solamente che ci vai con non con l'atteggiamento giusto. Se impari anche l'atteggiamento e di come entrare, allora lì le cose cambiano e entri in coscienza e senti quello che realmente sta succedendo. Certo, per cui anche per la depressione sicuramente... Sì, ci sono proprio delle sostanze, a parte il campo elettromagnetico, delle sostanze che le piante producono, che sono quelle che ti fanno star bene. Interessante. Sì, sì. Allora, Tommy ci anticipa che il suono della pianta carnivora si trova in YouTube. In specifico è quello con le foglie dentate, la mangiamosche. La mangiamosche. E dura 40 minuti. Particolare perché quando si appoggia un insetto sulla foglia producono tipo un suono ipnotico stile ripetitivo e rilassante. Sarebbe da provare. Esatto, sarebbe da se sperimentare. Se avete una pianta carnivora, portatela domenica. Sì, così la proviamo subito. Dai. Delle mosche capitano sempre. Le mosche non so se ci saranno. Ma vabbè, sicuramente basta tenere aperto un po' la finestra, magari qualche insetto entra. E... Beh, proviamo con un dito del presidente intanto. Guarda... Cercasi volontari che non hanno paura di perdere le proprie dita. Sì, vabbè, per una piantina. Vabbè. Ciao, se andiamo per boschi non vendono più psicofarmaci, con stima, bravo. Ivo. Bravo. Perché questa è la verità. Cioè, ci sono dei sistemi per migliorare il nostro stato di salute che non contemplano psicofarmaci o cose del genere. Certo. E questo non sarebbe male. Beh, credo che ormai è risaputo che i psicofarmaci sono soltanto un tunnel senza uscita e che non offrono soluzioni. Cioè, ormai è... Sì, però sai, tante persone stanno arrivando a questo tipo di consapevolezza, ma tante altre no. Questo è vero. Quindi un po' alla volta bisogna allargare questa consapevolezza e portarla a tutti. Non è che dobbiamo essere noi i medici di noi stessi, perché prima di arrivare lì dovremmo avere una cultura, veramente formarci per questo. Certo. Quindi dobbiamo sempre affidarci a quella che è la medicina. Però affiancarla, questo non è male. Sì, assolutamente. E proprio in armonia con il lavoro che stai facendo te, imparare ad ascoltarci. Perché spesso deleghiamo anche la capacità di ascoltarci in primis. Guarda che tutte quante le culture dicono prima conosci te stesso. Esatto. Qualsiasi cultura mondiale dice conosci te stesso e dopodiché inizia a conoscere anche gli altri. Sì. È il fulcro di partenza per tutto. Sì. Sicuramente se vogliamo trovare una soluzione. Allora, sarebbe bello che ogni città creasse un parco, bosco e mettessero... Aspetta. La macchinetta ad ogni pianta, nel senso, ok, per ascoltarla, per sarebbe un bel regalo alla società. Sono delle piante. Sì, sai quante avremo i boschi pieni di macchinette per... Beh, intanto non tanto per uscire però dall'argomento, leggevo uno studio che se solo avessimo un po' di alberi in più all'interno delle città, le temperature non sarebbero così alte d'estate. Sì. Sì, questo è vero, difatti hanno già fatto le sperimentazioni purtroppo per gli abitanti di alcune vie dove prima c'erano le vie alberate e c'era una temperatura mitigata anche perché il sole non batteva direttamente sulle stanze e sulle case, adesso che non ci sono più gli alberi si è alzata del 30%. Quindi, questa è una cosa terribile. Certo. È bello che dopo la gente si lamenta, dice fa sempre più caldo anche in estate, ma per forza se continuano a potare piante di qua e di là, rimaniamo solo col cemento. Pensa Renato che io abito vicino a un argine e non ti dico che lavoro hanno fatto in questi giorni, hanno praticamente tolto tutti gli alberi, era pieno di alberi che proprio costeggiavano viale, che insomma, che passeggi così, hanno tolto tutto
Io mi domando in estate come sarà, perché adesso così veramente... No, in estate sarà caldo. Sarà, sarà impossibile caldo. Anche andare a camminare, insomma, durante il giorno, perché non hai più neanche un punto d'ombra. C'erano degli alberi stupendi, li hanno tolti tutti. Io mi sono trovata da una settimana all'altra che ho visto un argine nuovo, il vuoto. Una cosa veramente mortificante, ti fa star male nel profondo. Questo sì, bisogna vedere però il perché che li hanno tolti. Se era una cosa perché in qualche modo creava dei problemi all'argine, dato che ci sono anche questi ultimamente questi cambiamenti climatici. Sì, certo. Allora, se era per quello, purtroppo lì bisogna mettersela via e dici, vabbè... L'argine è la cosa più importante piuttosto che venga l'acqua, sì, certo, dall'altra parte. Sì, sì. Però giustamente trovarci tutto un colpo, l'ambiente cambiato non è bello. No, anche certo. Perché comunque ormai lo fanno a livello proprio massivo, lo fanno dappertutto, sì, anche sulle strade, quindi... Sì, questo è vero. Magari in certi casi è utile, però mi domando se sia proprio per quello. Perché... Bravo. Però la domanda da fare, non la domanda, la consapevolezza che dobbiamo sempre avere sia noi che le nostre istituzioni è quella di sapere che le piante senza l'uomo continuano a vivere. L'uomo senza piante, certo. No. Esatto. Quindi non solo per l'ombra, ma per tante, come abbiamo detto, per tante altre cose. Sì. Certo. Ma infatti è un sistema autodistruttivo per noi principalmente. Certo, prima certo. E pensate quanto tempo ci mette una pianta a crescere fino a crearti l'ombra o a darti il sollievo in questa maniera e quanto presto si fa invece a toglierla. Sì. Questo è il problema. Siamo molto più veloci nelle strepparle. Certo. Allora, i psicofarmaci sono un tunnel nero non vedendo l'uscita, Ivo, e siamo d'accordo. E poi invece, Fabri da Venezia dice: Van Gogh era sempre in mezzo alla natura, eppure. Va bene, però ovviamente non è che basta quello. Ci sono anche i casi particolari, insomma. Adesso dobbiamo entrare nella psiche. Anche Beethoven era sempre in mezzo alla natura, si rotolava nei campi prima di fare le sue musiche. Chiunque entra nella natura inizia a piano piano a percepire qualcosa. Difatti, quando dicevo prima, l'entrata nel bosco in maniera consapevole è quella proprio che serve per riuscire a percepire quello che il bosco ti sta dicendo, quello che possono essere delle intuizioni che ti arrivano e tu pensi siano tue. Certo. Invece è la collaborazione che hanno le piante con te e che ti stanno dando proprio degli stimoli, delle nuove connessioni alle sinapsi che ti creano dei nuovi pensieri. Questo certo. È l'importante, è rendersi conto che non sono pensieri tuoi, ma sono indotti, in qualche modo. Indotti da qualche altro essere. Certo. Allora, siamo nell'ultimo quarto d'ora. Sì. Io yes. Adesso vorrei approdare un attimo al Human Sound Meditation. Wow! Giusto perché andiamo a chiudere un attimo il cerchio. Sì. Abbiamo parlato di musica delle piante e adesso parliamo un attimo di musica dell'essere umano. Sì. Allora sai, abbiamo parlato fino adesso di piante, di musica delle piante. Sì. Di come le piante possono fare musica. Sì. Abbiamo detto che dalle piante preleviamo il segnale elettrico, che è la forza vitale della pianta. Bene, ho modificato assieme a degli amici la macchina delle piante proprio per andare a prelevare invece il segnale elettrico dell'uomo. Abbiamo detto che l'uomo vive in relazione con le piante e questo ce lo dimostra. La musica dell'uomo è simile a quella delle piante perché dentro di noi ci sono delle variazioni continue elettriche e queste variazioni creano, con la stessa logica delle piante, la musica dell'uomo. Cosa succede? Succede che ascoltando la tua musica... In qualche modo tu riesci a vederti attraverso le orecchie. È strana quello che ho detto, però dentro se tu
tu ascoltando quella musica, la tua musica, chiudi gli occhi e riesci a formare, a vedere un qualcosa che si forma davanti alla tua lavagna, quella che abbiamo dentro il nostro cervello, si forma la tua forma, sì, che è musicale, è piena, è fatta di frequenze, è un qualcosa di diverso, un qualcosa che tu non hai mai visto, ma si forma, però si forma dove? Attraverso l'udito. E tu identifichi quello che stai vedendo in questa immagine mentale, la identifichi con te, ma nello stesso tempo la stai ascoltando. Quando tu metti insieme le due cose, entri in uno stato di meditazione istantaneo. Ti dico, nel giro di 2 minuti tu vai in uno stato alfa, tranquillo come il provato e riprovato, e lo stiamo proprio vedendo. E ogni volta che tu ascolti la tua musica, entri in quello stato. Cioè, entri in uno stato di meditazione in maniera molto veloce. La stessa cosa accade quando tu ascolti la musica delle piante. Il ritmo che hanno le piante, il tipo di lunghezza sonora che hanno i suoni, ti portano veramente... Allora, le piante ci mettono un po' di più, ma invece con la tua, in 2 minuti sei dentro. Le piante nel giro di 5 minuti, non tanto di più, entri in uno stato meditativo. Anche perché ascoltando la musica delle piante è come se fosse una cosa ipnotica. Continui a dire, adesso cosa avviene? Mentre ascoltando la tua musica personale che stai producendo te, entri in uno stato veramente di loop di ascolto. Ascolti e percepisci in continuazione ed entri in questo stato meditativo dove ti inizi a fare un viaggio all'interno di te. Non so se mi sono spiegato. Sì. È veramente un'esperienza da fare. Quello che riusciamo a fare anche domenica, sì, sarà di creare il suono di tutti i presenti. Quindi ci sarà ci prenderemo per mano tutti e sentiremo il suono del gruppo. Ci sarà un volontario che farà la prova da solo, sentirà, sì, la sua musica. Sì. Ma poi, proprio per rendere partecipi tutti, lo faremo con tutti i presenti. Allora a quel punto lì sentiremo la musica del gruppo, la collaborazione di tutti, certo, il trasferimento energetico di tutti. Quando si parla, sai, il gruppo è un gruppo energetico, ci trasferiamo l'energia, sì, cioè, tutti quanti parlano ma realmente non se ne rendono conto. Quando invece faremo questo, tu vedrai che un polo verrà messo di questo elettrodo sulla mano di una persona all'inizio della fila, l'altro polo verrà messo sull'ultima persona che chiuderà la fila, e quindi chiuderemo il cerchio. In questa maniera qua l'energia correrà su tutte le persone e quindi porterai a coscienza il fatto che realmente quando ci prendiamo per mano in un cerchio o lavoriamo insieme c'è lo scambio energetico. E quando un anello del nostro gruppo, del nostro, anche il team di lavoro, si stacca o non comunica con noi, la musica si ferma. Basta solamente staccare le mani. Sì. Okay. E qui c'è proprio la connessione diretta. Ce l'abbiamo a vari livelli di consapevolezza. Quello semplice, di ascolto musicale, ma anche quello di un lavoro di cooperazione, di gruppo. Ecco che la comunicazione cosa serve. Il nostro prendersi per mano è uguale a comunicare anche verbalmente. Perfetto. Per cui con questo strumento andremo a percepire, diciamo, chiamiamola l'elettricità, l'energia che ci scorre. Esatto, l'energia che ci scorre dentro. E questa, come con la tecnica con le piante, emetterà un qualche tipo di suono che poi va bene. Sì, allora, come con le piante, il suono lo decidiamo noi. Certo. Perché i sintetizzatori hanno migliaia di suoni dentro e io di solito cerco di mettere o costruisco proprio io dei suoni che siano il più evocativi possibili, dove tu ti immergi come fosse un materasso di quelli morbidi, sì, entri dentro su una piscina con l'acqua calda, è un suono che ti avvolge e ti porta proprio all'interno di uno stato particolare mentale. Capisci? Quindi sì, daremo un suono alle persone e un suono lo daremo alle piante. Perché quello che interessava a me è sì far sentire il suono delle persone, ma anche riuscire in qualche maniera a suonare
assieme con le piante. Quindi faremo, proverò a far suonare le piante per conto loro e noi per conto nostro, e vedere questa nostra interazione cosa succede. Ok, tu l'esperimento l'hai già fatto, immagino. Allora, l'esperimento di far suonare tante persone, sì, sono arrivato a far suonare anche 150 persone messe assieme, sì. Ma con le piante no, non l'ho mai fatto. Okay. Quindi sarà una propria sperimentazione, una prima. Perfetto. Una prima sperimentazione anche questa. Ecco, volevo farti qualche domanda su questo, sì. Ma non l'abbiamo ancora visto dal vivo, allora. No. Avremo la possibilità di assistere a questa bella sperimentazione, quindi ci aspetta un evento ricco di musica ed esperimenti. Bene. Sì, perché ci sarà la prima parte dove spiegherò cos'è la musica delle piante, da dove viene fuori, proprio per le persone che non l'hanno mai sentita, e di conseguenza anche spiegherò quello che andremo a fare. Certo. Dopodiché ci sarà proprio un'attivazione sonora, il fatto che io porterò le campane tibetane, porterò le campane di cristallo, la tambura, come abbiamo detto prima, sono proprio per iniziare a far percepire alle persone, e canterò appunto il canto armonico, far percepire alle persone e farle entrare in quella frequenza proprio di ascolto sottile, per prepararsi poi al proprio suono. Perfatto. Sì, più o meno, insomma, affronteremo molti temi, dalle piante all'essere umano, il canto armonico, l'incrocio della sonorità delle piante, dell'uomo, cioè, diciamo che non ci si annoierà, questo è sicuro. Assolutamente no. Non ci annoieremo, anche perché tutto quanto sarà propedeutico per arrivare all'ascolto della propria musica. Esatto. E quindi arrivare con quello stato di coscienza proprio per entrare in quella musica lì. Ok, perfetto. Bene. D'accordo, allora Renato. Ripetiamo, ci diamo appuntamento allora dopo domani. Esatto. Domenica alle ore 15:30. Esatto. Dove? Al Circo Leghina in Vicolo Gramsci 6, Monte Grotto Terme. Ok, per cui abbiamo comunque già dato un compito a tutti i nostri radioascoltatori, che vogliamo una pianta carnivora. Assolutamente. Adesso arriveranno solo piante carnivore. Esatto. Noi faremo qualcosa di nuovo, insomma. Sì. Comunque, se volete già ascoltare qualcosa, sia mi trovate su Facebook, ma mi trovate anche su YouTube. Sì. Digitate il mio nome o musica delle piante e lì trovate già qualcosa. Esatto, così possono farsi... Che ho messo nel tempo. Sì. Una panoramica del tuo percorso. Ecco. Sì. Okay. Non c'è tanta cosa, c'è tanta roba, però qualcosa l'ho messa, quindi si può tranquillamente ascoltare. Almeno non si confondono. Sì. Ecco, allora... Abbiamo un ultimo messaggio prima giusto per fare un po' di polemica. Sì. No, perché parlavamo che io avevo... Sì, insomma, ti avevo parlato dell'argine vicino a casa mia. Allora, Chris ci risponde in merito alla distruzione degli argini. Dice, è in discussione in questo periodo, in particolare l'argine del Brenta. Non so di che argine stavate parlando, ma hanno mandato ruspe e scavatori per fare queste potature. In realtà c'è uno sfruttamento indiscriminato della vendita di legname. Forse sono fuori discorso, ma credo che piante, armonia, suono, benessere sono tutt'uno. E un'altra battaglia da combattere, perché questi personaggi agiscono così, proprio perché nessuno li ostacola, anche se sono completamente fuori legge. Di questo non so risponderti, so solo le piante dentro all'albero del fiume e all'interno degli argini dovrebbero essere parte del genio o del demanio, quindi sottoposte a un tipo di legge particolare. Tanto che se ricordate, tempo fa c'erano state delle persone sul Piave che avevano pulito il fiume ed erano state denunciate perché avevano portato via del legname che era all'interno del fiume, ma che era legno lì, che non piante vive, ma legname, e l'hanno solamente pulito, insomma. Certo.
Bene. Diciamo che purtroppo, almeno da quello che percepisco io, soprattutto in Riviera del Brenta abbiamo avuto l'episodio del tornado qualche anno fa, tre anni fa circa. Sì. E da lì c'è stato un po' un timore dei grossi alberi, che veramente c'è stato un abbattimento sulla riviera per poi mettere piccoli alberelli incrociati che non ti crescono più di 5 metri. Sì, per cui forse anche per diminuire la manutenzione, diminuire il rischio di caduta, che invece di andare a colpire il vero problema poi ci si ripercuote sempre, sulla natura. Si cercano sempre i palliativi continuando comunque a distruggere il nostro ecosistema alla fine, perché così è sempre metterci le mani. Esatto, avete ragione. Quello che bisogna sempre tenere a mente però è che il nostro clima sta cambiando. Lo stiamo cambiando. Esatto, anche qua dovremmo cominciare. Apre un varco che purtroppo non abbiamo neanche il tempo di parlarne, ma veramente sarebbe da parlarne in maniera approfondita anche sul cambiamento climatico e perché. Comunque. Diciamo che per rientrare un attimo nel contesto, prima di salutarci, domenica sarà un'opportunità per conoscere in maniera più approfondita le piante che abbiamo attorno e magari rispettarle un po' di più. Esatto. E comunque non sarà solamente una mia conferenza, ma tutte le domande e le curiosità che le persone avranno, tranquillamente cercherò di rispondere nelle mie possibilità, perché quello che sto facendo è una mia passione, è un mio sistema per stare assieme con le piante. Certo. Perfetto, Renato. Va bene, Renato. Allora... Grazie per essere stato qui con noi. Esatto. Oggi siamo a gusto. Grazie per la disponibilità, come sempre. Vi ringrazio di avermi invitato come le altre volte. Sì. E alla prossima. Alla prossima, domenica. Ci vediamo domenica. Ancora certo. Ciao. Grazie a tutti voi. Ciao, buona giornata. Ciao.